faccio vedere il film a Coppola. Gian Paolo Imbriano, Storia di una promessa. Io anzi ero a Parma quando giocava suo fratello, lo ricordo allo stadio Tardini. Non ricordo l'allenatore, ma tanto lo sfoglio da solo. Che meraviglia. Che meraviglia proprio il tutto come è stato. Una storia che purtroppo è stata, a mio avviso, parecchio dimenticata. Si parla di razzismo, si parla di tutto, per carità non è l'unica, ma molta dell'attenzione, certo parliamo anche di campioni diversi, ma insomma Mihajlovic, Vialli, beh era qualcosa di più di una promessa, suo fratello. Io lo ricordo nel Benevento, poi magari sbaglio anche i ricordi. Ecco, Benevento Calcio, dottor De Nicola, al Parma per l'appunto. Raffaele Palladino, Stefano Morrone, Torino, Perugia, Grifo Dei, Stadio Curi, Imbriani non mollare, l'incampo per Carmelo, la Scala del Calcio, Vincenzo Riccio, Vincenzo Riccio Giampaolo è... Sì. E il vice di Gattuso, ex Sassuolo, no? È un omonimo. No, mi sa che... L'ombra del Berusio. Poggerola è un nome che io non ho mai sentito, ma Castrondei e poi Rugby Benevento. Io ho intervistato un giocatore beneventano che gioca alle Zebre. Insomma, mi sfugge, ma pazienza. La tifoseria. Nocerina. Meraviglioso. No, così dai ringraziamenti riesco a ricordare le squadre, i videomessaggi dal mondo, premio Andrea Fortunato, sono in contatto con, faccia pure, non si preoccupa. Grazie mille. Andrea Fortunato, il cammino di Santiago de los Portugueses. Sono i titoli del... Certo. Come? Sardegna, Porto Carmelo sul mestiere. Parco Merola e Scampia, in viaggio verso Caponorte, attraverso l'Asia. Volevo essere Imbriano. Ecco, quello che mi affascina è che è un libro vero, nel senso 307 pagine, oggi vanno molto libri da leggere in due ore, che la gente non ha tempo, insomma c'è tutto, no? Passaporto tematico, un libro sicuramente su cui meditare. Chissà chi è Kate Herring, poi me lo dirà. Io grazie mille. No, posso. Grazie. È un artista americano morto di AIDS tanti anni fa. Io avevo fatto un tatuaggio dove si vede, è questo. Io ho questo, il tatuaggio di questa immagine, dove ci sono due omini sotto un planisfero, certo, che con il tempo ai miei occhi ha assunto le sembianze di due fratelli che viaggiano per chi il mondo. Chi sono Sofia e Fernando? I miei nipoti, figli di mio fratello. Beh. E cosa fanno? Sono piccolini ancora. Ah, scusi, perdono. La vedova fa? O faceva? Lei vive... Come si chiama, se posso? Valeria. E vive... Adesso si è risposata, vive a Salerno. Giappone e Argentina. Ah, anche questi. Pino Tagliatela, miti. Francesco Modugno, di Sky. Sì. Sky Sport. Ivan Sazzaroni, Auriemma. Di Marzio, Antonio Pecchia, Antonio Conte, Fabio Pecchia. Lo presenta anche a Parma, dottore? Oggi sono stato al Parma. Porca troia! In realtà Fabio Pecchia, che adesso il mister è un sì, amico, certo, mio fratello, certo, mi mette in condizione di raccontarla alla scuola. Se no sarei venuto oggi, è vero che ero a Reggio, io sono di Reggio, ma sarei venuto volentieri. Ha fatto lo stadio? Nel centro sportivo, a spogliatoio. Nel centro sportivo praticamente. Ma c'erano i giornalisti? No, c'era soltanto mister Pecchia e Troianiello, e adesso avevo... Troianiello, l'ex del Sassuolo? Sì. No? Perché con quel cognome c'è solo lui. Sì, è lui. Davide Polito, Terra di Piero. Cos'è Terra di Piero? È un'associazione. Vittorio Ambrosio, grafico di Zeus. Serene Bruno di Napoli. I Murales di Giorit, i ragazzi NAF, MK. Beh, c'è tanta campanità, Museo delle Maschere di Mamoiada, pardon. Sì. Massimo Principe, Giampaolo Dionisi. Io sono amico di Alessio Dionisi, ma occhio.
Fabrizio Grassi, Lucia De Sol, Kate Haring Foundation, Giorgio, Vittorio, Gianfranco, Giuseppe, Pellegrino, Gianni e Marco. Il furgoncino, che meraviglia. Mi ha molto toccato, grazie. Sei in modo anche di seguire i social? Sì, certo. Mi faresti molto contento. Sì, sì, sì. Sono due pagine, una di Imbria non mollare, un'altra invece di Giampaolo che racconta tutti i viaggi. Se hai voglia di seguire il suo viaggio. Grazie. No, grazie a te. Fioravante Polito, ecco, sono in contatto da anni con Fioravante. E mi perdoni, sono le prime presentazioni o le ultime, diciamo, nel senso che ha già girato l'Italia? Ho già fatto sì parecchie, da un annetto che adesso lo racconto così. Sono 2 anni che ho tirato fuori questo libro e nell'ultimo anno... L'ha scritto lei da solo? Sì. Imbriani non mollare. Mi aiuti perché vado a memoria e non lo ricordo. Che anno fu? 2013. Quindi al decennale l'ha fatto, diciamo. Sì. Quindi ovviamente Carmelo era questo. Ah, io lo ricordo, poi mi correggo, io lo ricordo in campo in Coppa in Europa, sì, può essere, con Bosco? Con Bosco. Con Bosco. Sì, sì. In Napoli Eintracht, Frankfurt, no? No, lì non penso. Forse no, però lo ricordo in Europa. Però, sì. È stato il punto l'apice, no? Giocare in Europa è stato l'apice. Oh, mi diceva, ah, sono andati i Granata, volevo salutarli a me, o si sono spostati a me. Mi diceva, ma non avevo dubbi, molto, molto commovente la storia, molto toccante, non ho voluto filmare prima perché l'avrei interrotta, insomma, a parte che la lascio. Questo fa parte del... è una vostra cosa? Sì, sì, è quello che hai mostrato all'inizio. Faccio vedere, sì, sì, faccio vedere almeno qua. Ah, c'è la televisione che sta dando questa immagine. E rifarebbe... come si chiama lei, mi aiuto? Giampaolo. Giampaolo lo rifarebbe, ne valsa la pena? O è un rinnovare un dolore che diventa... No, è un lenire o un rinnovare il dolore? Mi perdoni se sono brusco. No, assolutamente. Lo faccio perché sono convinto che è questo che devo fare, la mia missione adesso. Portare a far conoscere. Lei è minore? Di fratello minore? Io sono il fratello minore, sono 4 anni più... Aveva, quando accadde, e lui era del 1900? 76, io 80. È stato calciatore anche lei? No. Io ho sfruttato il calcio per altre ragioni sociali, nel senso che... Che lavoro fa, se posso? Cameriere. A Napoli dove vive? A Benevento? In Sardegna, Ad Olbia. Mm. Ma gli Imbriani sono sardi? Benevento. E come mai è laggiù? C'ho una compagna lì. Ah, ok, per amore, diciamo. Sì, lavoro lì, e la galleria di squadre di fatto è nelle dediche, no? Al di là delle presenze, sì, sono tutte queste squadre. Sì. Dov'è Giampaolo che ha trovato più, come posso dire, solidarietà? Insomma, dove ha inciso di più e dove, magari senza dirmi dove c'è stata più freddezza, non me lo dice, però mi dice se c'è stata più. Mi sono rispecchiato in te, sì, per diverse cose, dopo di te. Se hai un minuto vorrei dedicarti a dire una cosa. Non so come stanno lì. Cioè, se hai voglia di leggerlo, sì. Sì, certo che lo voglio leggere. Sì. Sì. Questo qua è per il campo argentino, ascolta. Io non ho fatto la stessa roba. Se no non ti avrei parlato. Mi avvicino a breve allora. Ormai la lascio perché ha una galleria di supporter. Grazie. Dico, non posso l'ultima domanda. Dico, sì, sì, sì. Dov'è che ha trovato maggiore, come dire, ascolto, incidenza e dove invece è inferiore? La maggiore incidenza chiaramente è la. Faccia la nostra città. Benvenuto, grazie per la storia. Buonasera, ciao. Chiaramente nella nostra città Benevento, però amore... Beh, fuori da Benevento, perché lì gioca in casa. Amore nei confronti di mio fratello, sinceramente lo so. Cioè, per esempio, con Reggio Emilia, secondo me non c'è neanche stato un incrocio. Forse ha giocato qua una volta, dico bene. Non sa tutta la carriera. Anche perché io non seguo il calcio, in tutto onestà. Quanto è durata la malattia? 7 mesi. Ah, quindi fulminante proprio. E oggi, se succedesse oggi... Vivrebbe molto di più secondo lei? Non lo so. Certo, non è un medico, eccetera. Non sono. Il campione che gli è stato più vicino? Anche dopo? Sono stati in tanti, forse quello più vicino Antonio Conte per diciamo nell'ultimo periodo. Ma erano in, era stato. No, non erano amici, non erano, però ci sono stati forse è stata la cosa che più mi ha toccato il fatto di aver conosciuto mio fratello. Una
una sola volta, però comunque lo ha spinto a, poi a chiamarlo, chiamava tutti i giorni e quindi questo... E questo è straordinario, perché di solito c'è un grande legame con un compagno, esatto, o con un grande campione come Sinisa, Vialli, è diverso per un giocatore, secondo me era più di una promessa. E a quanti anni smise? Smise per la malattia, mi aiuti? No, ha smesso, la malattia è arrivata quando aveva già smesso. Il mister, ah, allenava il Benevento Calcio. Aveva smesso a quanti anni? Pochi? Aveva, no, beh, rispetto a quello alla media di adesso, aveva 30-32. Quindi era sempre rimasto del calcio, aveva vissuto sempre di calcio, sì, e la prospettiva era di allenare. Lui da 12 anni si era andato da casa e era andato a vivere a Napoli. Perché faccio vedere alla fine quanto costa, che non lo vedo. 12. E 13. Ok, e l'editore, che non lo vedo. Non c'è editore. No, auto come generale Vannazzi, mi perdoni la... Infine, la cosa più bella, se chiude gli occhi di questo anno, fra un flash, uno sguardo, un qualcosa. O quella... che l'ha ferita di più, se c'è stata la mia insistenza, non è piacevole, no, questo no, lo so. No, assolutamente, se mi parla del momento più triste è chiaramente quello di quando l'ho perso, intende? No, dicevo in questo anno, se chiude gli occhi, la cosa che le riempie il cuore è la cosa che invece... Mi riempie il cuore vedere un affetto nei confronti di mio fratello dopo così tanti anni, ancora così vivo, e quindi... Lo presenta anche a lei, quante ne ha fatte di presentazioni, di tappe, diciamo? Diverse, una ventina, cinquantina? Più una cinquantina. Anche all'estero, non ancora? All'estero, in America, negli Stati Uniti, sì. Come mai? Per via dell'artista? Ho tradotto il libro in inglese e poiché negli Stati Uniti è una storia come questa, si sposa bene, quindi ho provato a promuovere questa storia. Giampaolo, sui social la trovo senza problemi, no? Sì, sia come Giampaolo Imbriani che Imbriani non mollare. Ok, così se magari ho qualcosa di qualche collega che sia stato a Sky, sì? Mediaset anche? Sì. Rai è già andato. Grazie. La ringrazio. Se vuol vedere quello che ho fatto...